A tutti, buonasera, benvenuti a Rete 8 Economy. Innanzitutto buon anno, ci siamo visti l'ultima volta, la prima della fine dell'anno, questa è la prima trasmissione, diciamo, del 2019. Non solo, ma interromperemo poi durante il periodo elettorale per due, tre trasmissioni per permettere appunto alle tribune elettorali di esprimere le proprie opinioni, quindi tutti i candidati che si parteciperanno alla competizione. Bene, detto ciò, qualche notizia sulla trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi, visto che l'ultima l'abbiamo fatta sul turismo come volano per la ripresa della nostra regione, questa trasmissione è L'Abruzzo in ripresa, punto interrogativo, sembrerebbe un tutt'uno, una trasmissione simile, così non è, in quanto la trasmissione viene divisa in due parti, la prima più politica, la seconda più tecnica. Bene, ma prima di ogni cosa presento gli ospiti. Stefania Bosco, che è un'imprenditrice, antiche cantine Bosco, poi abbiamo il professor Luciano D'Amico, Buonasera. famoso per essere stato ex rettore dell'Università di Teramo, Dipartimento di Economia, docente. Quindi abbiamo il signor Danelli, che è segretario, Presidente di presidente del Confcommercio Pescara, Confcommercio. buonasera anche da parte mia. Quindi abbiamo Luigi Di Giosafat, che è il direttore generale della Confindustria Chieti Pescara, Buonasera a tutti. Dulcis in fundo, il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Grazie a voi che siete intervenuti a questa trasmissione. Dicevo, io ho fatto la domanda a chi l'ho già fatta, non si dispiaccia, vuol dire che ripeterà, repetita iuvant, cioè. Io ho chiesto a tutti quanti i candidati nelle ultime settimane che mi facessero un identikit del nuovo presidente della regione, senza parlare di partiti, di appartenenza, cioè quali dovrebbero essere le peculiarità, le caratteristiche del nuovo presidente della giunta regionale, quando verrà eletto. Stefania Bosco. Buonasera. Buonasera Stefania. Beh, diciamo che i candidati, quando mi hai fatto lo scorso anno la domanda anche a me, i candidati ancora c'erano, oggi ci sono, quindi è anche un po' più difficile rispondere perché Certo. in fondo diciamo, i nomi sono già stati fatti. Io spero che insomma, per i vari candidati ci sia non so, un fine. Comune per rialzare la regione, ma è inutile, insomma, queste sono trasmissioni economiche, tu sei cioè un direttore, qua parliamo di economia e il problema dell'Abruzzo, come stavi dicendo tu, è la rinascita, la crescita che in altre regioni italiane c'è stata, ma che in Abruzzo purtroppo, perlomeno, non ancora si riscontra. Quindi io chiederei ai nuovi presidenti, di dare veramente una mano agli abruzzesi, all'economia abruzzese, di prendere veramente con coscienza, non tanto politica, ma quando veramente io penso umana, con forza, le potenzialità dell'Abruzzo e portarli ai livelli giusti che si merita. Grazie, Luciano D'Amico. Credo di essere un po' parte in causa, per cui mi è difficile rispondere a questa domanda, però penso che un elemento comune che bisognerebbe chiedere a tutti i candidati presidenti è la capacità di gestione di una macchina amministrativa particolarmente complessa che svolge delle funzioni che oggi sono determinanti per il rilancio economico della regione. Un'ottima conoscenza dei problemi, una capacità di risolvere questi problemi, di affrontarli e
e una visione molto chiara sul futuro che questa regione dovrà avere. Io credo che questa regione abbia tutte le potenzialità per agganciare definitivamente le grandi economie sviluppate. Siamo un po' di fronte ad un bivio, nei prossimi anni si deciderà se riusciremo in questa trasformazione o se saremo in qualche modo respinti nelle aree meno sviluppate del paese. Al Presidente chiedere questo, ne deriva naturalmente di conseguenza il profilo, capacità di gestione, capacità di risolvere i problemi, capacità di guidare una comunità che è sempre più articolata e composita e che ha delle esigenze crescenti e sempre più diversificate. Ecco, bisogna davvero necessario che ci sia un presidente in grado di rimboccarsi le maniche, di avere una chiara visione del futuro e di guidare la regione verso il futuro che questa regione merita. Grazie. Danelli. È un po' difficile rispondere a questa domanda. Io non sono mai stato un politico, ho sempre fatto soltanto l'imprenditore. Io vorrei che il futuro presidente venisse non dalla politica ma dal mondo imprenditoriale. Poi naturalmente avrà uno sguardo particolare verso la politica, perché la politica è l'arte del compromesso, ma se prima non si risolleva dal punto di vista economico la nostra regione, i compromessi non hanno un buon risultato. Io vedo questo, che l'economia si è fermata, sono indispensabili le infrastrutture per poter riprendere, e questo vorrei che il nuovo Presidente facesse nel modo migliore possibile, nuove infrastrutture. Di Giuseppe. Ma io ritengo che questa regione abbia in sé delle caratteristiche molto molto importanti per avere una progettualità che la rende non solo agganciata alle regioni del nord, ma forse potrà dare anche qualcosa in più in termini di progettualità. Abbiamo però bisogno di una politica che abbia una visione, lo diceva Luciano D'Amico, il professor D'Amico, una visione sulla capacità di anticipare gli scenari futuri. Dobbiamo evitare che accada ciò che è accaduto, diciamo, nel nostro paese negli ultimi 20 anni, cioè che nei primi 100 giorni si contano più le cose da smontare degli altri governi che quelle invece da completare, no? O da fare meglio. Ecco, l'autorevolezza di chi rappresenta una regione deve essere talmente forte da conoscere non solo l'apparato istituzionale regionale, che spesso si confonde quasi come un ente di spesa, e molto più la regione una istituzione di legislazione e di programmazione, e quindi questa regione potrebbe essere in grado di fare di programmare uno sviluppo da qui a 20 anni della nostra regione basata sugli gli asset principali che la nostra regione si porta dietro e che, ahimè, negli ultimi 20 anni non siamo mai riusciti a collegare. E sindaco? L'identikit. Oggi noi viviamo in un'era di crisi della rappresentanza, ma non parlo di questo, però lo sottolineo come sfondo. Io penso che noi abbiamo bisogno di gente competente che ci amministri. E oggi in giro c'è un'idea che per me è pazzesca, per cui l'estraneità è un valore. Però mi domando come possa uno pilotare un jumbo jet se non ha mai, diciamo, se non è mai andato in bicicletta. Ovviamente è un'esagerazione, però penso che ci voglia competenza in primo luogo. Poi grande capacità di ascolto, due buone orecchie, la resilienza, la capacità di visione. Però, diciamo, dobbiamo essere in grado di, insomma, avere contezza dei problemi che ci sono. L'Abruzzo poi. Parlavamo prima che iniziasse la trasmissione di una bellissima città italiana che è Napoli. L'Abruzzo è un luogo bellissimo, meraviglioso, non c'è una persona che ho incontrato che è venuto in Abruzzo per la prima volta che non ne sia rimasto entusiasta. Io penso che noi dobbiamo farci conoscere, questo è il nostro problema, dobbiamo andare oltre l'orizzonte, il mare è anche una metafora suggestiva, e abbiamo tutte le carte in regola. Guardate, mi è successo di recente una cosa molto simpatica, c'erano degli investitori americani che sono venuti una settimana a fare un giro nella provincia di Pescara, perché insomma, chi è attento al mercato immobiliare sa che c'è una quota crescente di stranieri, statunitensi, inglesi, che acquistano case, perché non è costoso come il Chianti Shire, come dicono loro, cioè come la Toscana, però è un'Italia bellissima.
Allora dobbiamo moltiplicare queste, diciamo, iniziative. Io mi chiamo Marco, come un altro celebre Marco Polo, viaggiatore. Per me un'altra esperienza molto importante di questa, diciamo, mia vita amministrativa è stato l'incontro con la Cina. In Cina il prodotto interno lordo, qui il professor D'Amico potrà essere più preciso, ma cresce a cifre che sono 7 volte superiori a quelle italiane e, diciamo, in India ancora di più. Noi, diciamo, il boom, il miracolo economico l'abbiamo avuto negli anni 80, negli anni 60, adesso in Europa la situazione è un po' più complicata, diciamo, di allora. Però penso che dobbiamo guardare al mercato dell'internazionalizzazione, perché noi abbiamo un ambasciatore, e concludo, formidabile, che è il Montepulciano. Mi sembra veramente molto importante. Infatti il comparto agroalimentare è il comparto che tira di più. Diciamo che la ripresa dell'economia abruzzese ha dato ottimi risultati per il settore agroalimentare. Qui abbiamo una rappresentante, un'ottima rappresentante dell'agroalimentare, del vino, in questo caso del vino abruzzese. Come sono andate le cose? Sicuramente bene, diciamo, i dati che portiamo, che possiamo confermare anche con la nostra azienda, è comunque di un più positivo. Il vino in Abruzzo mi sembra che ha avuto una quota pari al 30% delle esportazioni legate all'agroalimentare, quindi pare che sia, insomma, è, diciamo, il settore che tira di più in questo momento come esportazioni agroalimentari. Quindi, insomma, noi ovviamente, noi come altre 300-400 aziende in Abruzzo, seguiamo l'onda. Però, come dice giustamente il nostro sindaco, sì, vai negli Stati Uniti, vai in Cina, però sono tutte cose che andiamo noi privatamente con i propri investimenti. Io sono stata 4 volte in un anno con i miei investimenti, senza aiuto da parte di nessuno, perché ho capito, insomma, studiando le varie, che in Cina ha una potenzialità che l'Europa ormai non ha più. E quindi comunque l'effetto esportazioni è perché noi imprenditori autonomamente, voi del settore agroalimentare o del bio, si parte e si va a proporre il proprio prodotto, ma il proprio territorio, la propria terra, le proprie origini, cioè noi vendiamo un pacchetto. E questo pacchetto viene ricompensato dall'acquisto, ma anche dall'incoming che fanno i nostri importatori, i nostri buyer, quando vengono in Abruzzo, come diceva giustamente il sindaco, ne rimangono indubbiamente entusiasti. Però queste sono cose che i piccoli imprenditori possono fare fino a un certo punto. La regione dovrebbe farlo con un'ampia veduta, insomma. È d'accordo, D'Amico? Sicuramente un ruolo di incentivazione, coordinamento e, come dire, promozione dell'immagine dei prodotti regionali sicuramente non guasterebbe. Io credo che le competenze che sono in qualche modo, come dire, prioritarie per la regione ricomprendano anche questo tipo di attività. È necessario che ci si raccordi un po' tutti, diciamo, ente promotore e imprenditori, per poter anche evidenziare le modalità migliori di questa promozione. Io sono convinto che il compito prioritario di un ente come quello della Regione sia quello di creare le infrastrutture, lo diceva prima il Presidente Danelli. E devo dire che l'obiettivo per i prossimi anni in qualche modo è già tracciato. Il piano imponente di investimenti, credo che l'Abruzzo non abbia mai avuto un piano di investimenti così importante come quello che è stato deliberato, mi riferisco al Masterplan. Non c'è una sola provincia, un solo paese, un solo comune della regione Abruzzo che non sia in qualche modo destinatario di investimenti. Verrà adeguato il sistema stradale ed autostradale con un investimento complessivo sulle infrastrutture di poco più di 600 milioni. Verranno messi in collegamento i porti industriali di Ortone e di Vasto con il sistema ferroviario. Si è riusciti a far reinserire l'Abruzzo nelle reti TEN-T. L'inserimento dell'Abruzzo nelle reti TEN-T forse non lo abbiamo spiegato bene a sufficienza. Significa far parte dei corridoi europei e significa entrare direttamente nel cuore dell'Europa. Ovviamente entrare nei corridoi TEN-T significa ancora una volta investimenti.
È stato varato un piano straordinario per rimettere in funzione o creare nuovi depuratori, per cui finalmente fra qualche anno avremo l'acqua dei fiumi e del mare pulita. È stato rilanciato lo sviluppo con degli investimenti in tecnologia e in ricerca con dei valori che mai sono stati visti in precedenza. Io penso che in questo contesto sia arrivato anche il tempo di promuovere direttamente l'affermazione, diciamo, la vendita dei prodotti o del pacchetto, come veniva detto ottimamente prima, perché siamo arrivati per fortuna a poterci occupare un po' dell'ultimo tassello, dell'ultimo miglio della filiera. Per produrre prodotti di qualità è necessario avere infrastrutture, è necessario avere un ambiente tutelato, è necessario avere una cultura imprenditoriale, è necessario avere delle competenze tecnico-specialistiche. Questo processo di accumulazione ci sta consentendo adesso di affrontare questi problemi. Io sono convinto che proprio perché è l'ultimo miglio lo si farà nel migliore dei modi possibili e i risultati saranno ben evidenti a vantaggio di tutti i cittadini. Grazie, io dovremmo avere una pausa pubblicitaria se non vado errato. Bene, ritorniamo dagli studi di Rete 8 Economy. Stiamo parlando dell'Abruzzo, la ripresa dell'Abruzzo. Aveva appena parlato il professor Luciano D'Amico, sentiamo Danelli. Danelli è presidente della Confcommercio, però sì, vende auto. Auto, esatto, e veicoli industriali. E veicoli industriali, non vende vino o prodotti agroalimentari, però proprio per la sua funzione si intende ovviamente di vendite, di acquisti, come va, qual è l'andamento dell'economia in questa regione in passato, nell'immediato e nel futuro che viene? Ma l'andamento dell'economia in questa regione è abbastanza statico. La vera ricchezza della nostra regione è il suo territorio. È un territorio ampio, molto diversificato, abbiamo spiagge dorate, abbiamo fiumi importanti, abbiamo anche dei buoni collegamenti. Purtroppo ci mancano i collegamenti più importanti. Il collegamento più importante che ci manca è quello con Roma. Roma non è solo la capitale, è anche un centro economico e culturale grandissimo che, se avesse un collegamento rapido, ferroviario intendo, con Pescara, potrebbe fare di Pescara il porto di Roma sull'Adriatico, il terzo aeroporto di Roma e tante altre cose. A proposito dell'aeroporto, mi sembra strano che ancora oggi per ricevere delle merci via aerea si debba andare a prendere ad Ancona. Noi abbiamo uno scalo valido che potrebbe benissimo essere implementato con il ricevimento delle merci e dei magazzini anche di conservazione per le merci deperibili. Ci occorrono queste infrastrutture, occorre potenziare queste infrastrutture, mettere bene in evidenza le ricchezze che noi abbiamo. Per fare questo occorre anche una rete di collegamento fra tutti i comuni, perché le ricchezze sono sparse in tutta la regione, non sono soltanto fra Chieti e Pescara, che nella zona metropolitana, che mi pare abbia quasi la maggioranza di tutta la popolazione, ma sono sparsi in tutta la regione. Se un domani dovessimo chiamare qui dei turisti, questi turisti non si possono limitare ad andare a visitare la casa di D'Annunzio, che molto spesso è chiusa, ma debbono esserci delle organizzazioni, un'accoglienza, un personale formato per l'accoglienza, per valorizzare tutte le ricchezze che noi abbiamo. Stiamo scivolando, vedo, verso il turismo, ma ci torniamo. Intanto di Giosafat cosa pensa? Io sono abbastanza convinto che un'area metropolitana come quella di Chieti Pescara, che in poco più di 100 km quadrati ha diciamo circa 360.000 persone, con più di 20.000 aziende, può essere
il vero attrattore di sviluppo dell'intero Abruzzo. Dobbiamo abbandonare però una logica di campanile, una logica che vede sempre le province nostre quasi in contrapposizione, e quindi in qualche modo dobbiamo avere la capacità di collegare in connessione vera per la prima volta negli ultimi 50 anni tutte le dotazioni infrastrutturali che noi abbiamo. Questo è un paese che non si può permettere di fare ancora grandi spese infrastrutturali. In Abruzzo, nell'area metropolitana di Chieti Pescara, fatto 100 la media nazionale, siamo a 102 per dotazione infrastrutturale. Bene, queste dotazioni, lo avete citato, i miei colleghi ospiti di questa sera lo hanno citato più volte, parliamo di porti mercantili, di porti turistici, di porti di aeroporto, parliamo di asse autostradale, ma non sono mai state queste grandi infrastrutture collegate, connesse tra di loro. E questo significa che perdiamo un gap fortissimo dal punto di vista della distribuzione delle merci. Noi siamo fuori, grazie alla rete TEN-T, adesso rientreremo nel corridoio 5 Budapest-Barcellona-Civitavecchia, ma questa regione sconta anche una grande responsabilità nel fatto che non siamo riusciti, tutti, Commercio, Confindustria, c'erano anche le associazioni degli artigiani, non siamo riusciti a far comprendere al Ministero delle Infrastrutture di che portata si potesse parlare nella riforma delle autorità di sistema se per la prima volta nel nostro paese avessimo realizzato il primo corridoio est-ovest, che si può fare solo Abruzzo-Lazio, per una dotazione infrastrutturale che è destinata a perire. Noi abbiamo un asse autostradale a 24-25 che non crescerà più del 5-6% nei prossimi 20 anni sulla linea passeggeri, sulle merci addirittura sappiamo che il livello è ancora più basso. Bene, abbiamo un autoparco ad Avezzano, un interporto 60.000 metri quadri ampliabili in ulteriori 60.000 metri quadri, dove c'è dentro una ferrovia, quindi un binario ferroviario, e c'è, dopo tanti anni siamo riusciti ad avere anche un'uscita autostradale. Bene, queste dotazioni esistono, rischiano di restare lì poco sviluppate o non sviluppate. Noi praticamente a costo zero avremmo potuto realizzare una politicamente di fronte ai nostri cittadini un grande corridoio est-ovest che dava risposte al basso Mediterraneo e anche all'est Europa, alla prima fascia dell'est Europa, che è quella transfrontaliera. Ci sono 240 km di mare, potremmo parlare quasi di area metropolitana di Chieti Pescara quasi con la Croazia. Quindi ecco, queste sono le strategie di visione che hanno bisogno di una realizzazione, anche se fosse ventennale, ma cominciare adesso e non cercare di smontare ciò che si fa. Grazie di Gesù Fante. Sindaco, a questo punto sono in arrivo 16 miliardi, qualcosa del genere, per strade, infrastrutture, o no? Diciamo che sono previste una serie di interventi. Ci sono dei fondi, penso a quelli del Masterplan, che sono fondi reali, che naturalmente scontano il fatto che noi combattiamo ogni giorno con quella cosa mostruosa che si chiama burocrazia. Io volevo dire questa cosa rispetto alla questione Abruzzo, perché i dati economici ci indicano un miglioramento, ma senz'altro resta aperta la questione sociale, cioè le disuguaglianze qui crescono. Non c'è dubbio. E no, quando tu vedi che i giovani che qui si formano vanno via, insomma, è una cosa che dà fastidio, perché adesso non è solo una questione così di conti, di quanto costa formare uno che poi va via, ma è un... Quindi, cioè, premesso che le ricette facili non esistono per soluzioni complesse, ma sicuramente è stato detto la connessione infrastrutturale, però ragazzi non buttiamoci giù, perché l'Abruzzo, cioè, è connesso come Pescara, centro dell'Abruzzo, come poche realtà. Faccio un esempio banale frutto della mia esperienza, un luogo di villeggiatura visitatissimo è Lecce, il Salento. Se vai alla stazione di Lecce, non voglio dire che sembra di stare nel Far West, però diciamo poco ci manca.
non c'è un aeroporto, c'è Brindisi. Esistono, d'accordo, dei collegamenti con l'altra sponda, la Grecia, eccetera. Però quello che abbiamo noi, appunto, che dobbiamo preservare, dobbiamo far crescere, è una dotazione infrastrutturale importante, perché la stazione che abbiamo noi non c'era nessuno, l'aeroporto e i conti che ha l'aeroporto d'Abruzzo non sono uno, un dettaglio, perché nella prima sopra citata Ancona, chiedete al professor D'Amico, che ha passione per i numeri, quanto perde quell'aeroporto. Il porto, ci sono dei problemi, ma ci sono anche dei fondi pubblici, master plan per, e questo già si vede, tagliare un pezzo di quella benedetta diga foranea e allungare, l'abbiamo imparato tutti, i moli guardiani, per, diciamo, deviare il corso del fiume, per favorire una più ampia dispersione al largo delle acque provenienti dal mare del fiume e per naturalmente implementare dal punto di vista infrastrutturale il porto di Pescara, per non dire della questione dei dragaggi. Oltre a questo, naturalmente, perché le infrastrutture sono importanti, però poi io penso che in un tessuto economico in cui la piccola e media impresa fa da padrone, è chiaro che bisogna immaginare un sistema creditizio che sia, diciamo, in grado di venire incontro a queste necessità, sostanzialmente. E poi una questione con cui noi ci dobbiamo molto confrontare, perché implica anche questo riferimento al campanile, è la questione dell'innovazione. Se noi siamo in grado di innovare, e innovare parte dalle piccole cose, dall'abbandonare per esempio la terribile logica del campanile, e questo io penso possa aiutare un territorio straordinario e ricco di potenzialità quale è l'Abruzzo. Grazie, Sindaco. Per quanto concerne l'agroalimentare, volevo chiedere alla signora come intanto voi vi siete create come Donne del Vino. Diciamo, avete fatto un'associazione che è un punto di forza, perché è una filiera importante per aggredire il mercato nazionale e internazionale. Beh, sì, l'Associazione Donne del Vino è un'associazione nazionale, che ormai saremo un 300 soci che rappresentano forse le più grandi aziende italiane. Le donne stanno, cioè, come diciamo, statistiche del professore, aumentano notevolmente l'ingresso in aziende vinicole, cosa che fino a 10-20 anni fa era praticamente impensabile. E quindi queste donne si fanno forza da sole, poi è ampio anche come settoriale, perché non ci sono soltanto produttrici di vino, ma ci sono anche delle ristoratrici, delle notecarie, delle giornaliste legate al mondo dell'agroalimentare e delle sommelier professioniste. Quindi quando noi ci si presenta non solo in campo nazionale, ma gli eventi che organizzano, gli eventi più importanti sono quelli che riusciamo ad ottenere fuori dall'Italia, come per dire c'è la Provine adesso in Germania, piuttosto che delle fiere in America, dove il gruppo donne può ottenere una visibilità diversa forse rispetto agli uomini, e questo insomma ci dà un PIL in più. Ma in Abruzzo quante siete? In Abruzzo siamo 25, credo, 25. Tutte quante, sì. Potremmo essere molto di più, quindi insomma diciamo che l'associazione si sta... Ce la state mettendo tutta. Sì. Da un punto di vista economico, mi rivolgo proprio a chi ama i numeri, quindi a Luciano D'Amico, questo crear filiera, crea certamente economia in questa regione, non solo per quanto riguarda le donne del vino, ma un po' in tutti i campi, cioè si sta riscoprendo questo tipo di innovazione. Sì, io direi aggiunge valore alle produzioni della regione, l'organizzazione della filiera. Però prima di entrare nel merito, volevo riprendere brevissimamente un argomento che era stato proposto dal sindaco Alessandrini in merito alle dotazioni infrastrutturali. Ecco, probabilmente non c'è stata una comunicazione efficace di ciò che è stato fatto e di ciò che si sta facendo, però
dovremmo considerare che abbiamo in regione due porti industriali, il porto di Vasto 15 milioni per il collegamento ferroviario e il porto di Ortona 44 milioni per il dragaggio e l'aumento del pescaggio e il collegamento con la ferrovia. Viene completata la Fondo Valle Sangro, sono stati stanziate le risorse per la prima progettazione della Pescara Roma ed è previsto già un finanziamento di 1,5 miliardi sulla Pescara Roma. Il corridoio ottavo, lo ricordava ottimamente il direttore di Giosafatte, mette in contatto i Balcani con la penisola iberica passando per Abruzzo e Lazio. C'è un problema perché il porto di Civitanova non è un porto coro ai sensi della normativa europea di Civitavecchia. E l'adeguamento della linea ferroviaria adriatica per il traffico merci è pressoché completato. Ecco, forse non riusciamo a comunicare bene che per entrare in un corridoio europeo noi siamo nello scandinavo mediterraneo che poi si dirama e va anche nel Baltico mediterraneo e che entra in realtà nel cuore dell'Europa, è necessario risagomare tutte le gallerie ferroviarie, sostituire tutti i binari per avere un carico assiale adeguato e creare dei secondi binari lunghi almeno 750 metri per consentire il sorpasso dei treni passeggeri su treni merci. Tutto questo è stato fatto, a Fossacesia c'è il binario dei 750 metri, cioè abbiamo e avremo nei prossimi anni, ometto di ricordare la Fondo Valle Sangro, il quarto lotto della Teramo Mare, la Loreto Penne, ometto di ricordare anche l'altra importante realizzazione che è la variante sulla strada Mausonia per l'Aquila. Ecco, abbiamo una dotazione infrastrutturale, come dire, abbiamo costruito le fondamenta, tutti gli impianti, adesso dobbiamo solo pensare all'arredamento di casa, per in questo senso intendevo l'ultimo miglio. E proprio perché abbiamo creato questa dotazione, il potenziamento delle filiere, vengo alla domanda, è assolutamente essenziale. La filiera agroalimentare vede in Abruzzo dei risultati, credo, straordinari. Abbiamo una bilancia commerciale attiva sull'agroalimentare in modo assai significativo, perché non solo c'è una produzione che viene esportata, ma è una produzione di gran valore. L'esempio del vino, mi permetto di fare una considerazione che spero venga condivisa. Gli imprenditori che si sono occupati di esportare il vino hanno fatto dell'innovazione del prodotto, della cura del prodotto, della ricerca dei nuovi canali distributivi, davvero un faro orientante, sicché siamo passati nel giro di pochi anni da un'esportazione di vino sfuso a un'esportazione assai significativa di vino pregiato. È un esempio che va seguito nel Polo Passario, che pure riesce a esportare i propri prodotti in tutto il mondo. È un esempio che va seguito in tutte le altre produzioni. Io penso che ci siano tutte le premesse per fare uno scatto di crescita. L'Abruzzo ha i dati dell'economia che sono significativamente migliori di tutte le altre regioni del Mezzogiorno. Il nostro PIL pro capite è superiore a quello dell'Umbria, che generalmente siamo portati a vedere come una regione del centro-nord. Dobbiamo solo sfruttare, attivare le sinergie che ci sono perché si possa recuperare quegli investimenti e farne, diciamo, ottenere risorse per farne ulteriori, però ecco, non siamo all'anno zero, siamo ad un passo dall'aggancio dell'economia del nord. Sul turismo, si è detto prima, scontiamo probabilmente il ritardo di alcune politiche, ma scontiamo non tanto il ritardo di politiche promozionali, scontiamo il ritardo della realizzazione di quelle infrastrutture che per fortuna stanno partendo. Anche lì avremo i depuratori, l'acqua sarà pulita, prima o poi avremo la possibilità di offrire dei pacchetti turistici che non siano solo quelli concepiti 30 anni fa e che vengono riproposti a volte stancamente, però per far questo è necessario avere risorse materiali e immateriali di struttura, cosa che è in corso di realizzazione. Danelli, che vede come volano della ripresa di questa regione il turismo e fa bene a farlo, parla di nuove infrastrutture, parla della nuova stazione degli autobus, dello sviluppo dell'aeroporto d'Abruzzo che ha citato prima, la ripresa del volo postale, il mantenimento dell'apertura dello Scala H24. Poi
in maniera romantica propone per esempio la via dei musei, Trabocchi, la via degli eremi, la via delle abbazie romantiche, il tutto con personale addetto all'accoglienza turistica, quindi formazione in loco. Esatto. Quello che è importante è sviluppare il turismo approfittando della situazione che ha l'Abruzzo, che è molto varia ed è molto ricca, ma per fare questo occorre un personale adeguato, formato. Noi abbiamo per questo delle scuole professionali molto valide, occorrerebbe una regia unica per mettere in rete tutte queste ricchezze, regia che potrebbe essere sviluppata in un prossimo futuro anche dalla Camera di Commercio, dalla nuova Camera di Commercio Chieti Pescara, per dare delle indicazioni. Io pensavo per esempio che non ci sono dalle nostre parti cartelli che indicano la via dei musei piuttosto che le vie dell'enogastronomia, la via dei trabocchi, la via degli eremi, la via delle abbazie romaniche ed altro ancora. E tutto questo serve per indirizzare il turista verso delle mete. Riagganciandomi a quello che ha detto prima il Rettore D'Amico per quanto riguarda il trasporto merci su ferrovia, vi sono degli sviluppi, per esempio nell'interporto di Mannopello arriveranno a breve dei semirimorchi carichi senza il trattore, senza la motrice, e un'azienda della nostra zona si incaricherà di trasportare questi semirimorchi in Campania, oltre che in Abruzzo, Marche e Umbria. Quindi ci saranno sviluppi anche sotto questo aspetto, sotto l'aspetto dei trasporti. Abbiamo una rete autostradale invidiabile, buona in sostanza. Ci manca, come ho detto prima, una rete ferroviaria valida con Roma, ma se l'Abruzzo diventa attrattivo, potrebbe anche darsi che lo sviluppo della linea arrivi prima o poi. L'importante è creare dell'attrattività sul territorio, poi le cose vanno avanti da sole. Sicuramente, sicuramente. Dottor Di Giusafatte, abbiamo sentito un po' tutte le considerazioni su quelle che potrebbero essere, su quelle che potrebbe essere il volano per far crescere questa regione. Siamo andati a finire su una ricchezza vera dell'Abruzzo, che è proprio quello del turismo, l'ambiente, le bellezze paesaggistiche, la buona cucina, il buon vino e quant'altro. Confindustria cosa propone? Noi intanto, qui c'è Stefania Bosco che diciamo è una nostra confederale, una dirigente di Confindustria, ha avuto molti incarichi in Confindustria. Noi già da almeno 10 anni prima della fusione Chieti-Pescara abbiamo cambiato la denominazione alla sezione, che non è più alimentare ma è agroalimentare. Le aziende del vino, come quelle della pasta, ma anche diciamo quelle dell'olio, si rappresentano all'interno del nostro sistema e con loro stiamo avviando dei progetti di servizi al business che saranno progetti molto molto interessanti. Le prime due sezioni che interverranno sulla sperimentazione dei servizi al business saranno appunto agroalimentare e chimica farmaceutica, quindi quasi i due poli. E siamo la seconda regione dopo il Piemonte che, grazie a Confindustria Chieti Pescara, Università di Teramo, Università Chieti Pescara e tante altre istituzioni, insieme all'ARAP, l'ente strumentale della Regione Abruzzo, ha costituito un consorzio che si occuperà di digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Ahimè, questo sarà un tema preponderante che toccherà moltissimo l'occupazione nel mondo e quindi il nostro paese e in particolar modo la nostra regione non può non rispondere a quell'ossatura industriale o manifatturiera di piccole e medie imprese che avrebbero difficoltà da sole ad accedere a investimenti nella digitalizzazione. Stiamo lavorando, il consorzio è stato già costituito, stiamo lavorando, c'è anche Confindustria Teramo con noi, stiamo lavorando
perché si avviano già i primi progetti del primo semestre del 2019, progetti molto molto interessanti che faranno parlare della nostra regione in positivo, diciamo almeno in Europa, di che cosa siamo in grado di fare. È ovvio che questi progetti poi vanno declinati all'interno delle imprese, piccole e medie imprese della, diciamo, nostra regione. Mi preme sottolineare che il dato abruzzese dell'export, che nell'ultimo semestre 2018 supera di quasi un punto percentuale la media del nord, quindi signori, dobbiamo comprendere che cosa sta accadendo nella nostra regione in positivo. Ci abbiamo tante cose che dobbiamo sistemare, ma ci sono anche alcuni asset che ci fanno pensare, ci fanno ben sperare per il futuro. E negli ultimi 18 mesi noi abbiamo registrato, l'ho detto anche in un'altra puntata di questa trasmissione, un richiamo fortissimo agli investimenti, le nostre imprese su Chieti Pescara, che supera i 200-250 milioni di euro, è in progress. E ci sono aziende, noi parliamo spesso, ci danniamo, parliamo spesso di shopping che le aziende da tutto il mondo vengono un po' a fare nella nostra regione, nel nostro paese. Beh, però parliamo poco dello shopping che le nostre imprese fanno nel resto del mondo. Abbiamo alcune aziende che stanno facendo investimenti importanti, anche acquisizioni importanti, non solo in Europa ma anche in America. Perfetto, adesso abbiamo una pausa pubblicitaria, poi diremo le conclusioni. Pubblicità. Bene, torniamo dagli studi di Rete 8, Rete 8 Economy, stiamo parlando della ripresa economica della nostra regione. E lo stiamo facendo con gli ospiti che abbiamo in studio. Aveva appena concluso il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, Marco Alessandrini dovrebbe ricominciare da capo invece, perché non aveva affatto concluso ma doveva cominciare l'intervento. Se il conduttore, come si suol dire, si è ingarbugliato, il sindaco Alessandrini che cosa chiede? Il decreto sicurezza se lo aspettava dall'inizio della trasmissione? Questa domanda sì, aspetta. Guardi, diciamo, nel momento in cui questo signore, cioè il sottoscritto, ha fatto il proprio discorso di insediamento, ha citato l'antropologia del mite anziché l'antropologia del guerriero come categoria su cui si sarebbe ispirato. La questione è ovviamente politica e diviene oggetto di strumentalizzazioni se tu guardi questo con le lenti della politica, ma in realtà il tema riguarda i sindaci di tutti gli 8.000 comuni italiani, perché se noi smantelliamo il sistema di accoglienza in omaggio ad una linea politica, se noi chiudiamo l'ISPRAR, che molta gente non sa cosa siano, ma sono delle strutture in cui tu, sono delle strutture, diciamo così, controllate dai comuni, in cui tu ospiti i migranti con dei tetti fissati per legge. Se chiudi l'ISPRAR e se non concedi diritti, e non puoi neanche rimpatriare queste persone peraltro, c'è il caos, perché finiranno per non essere più controllati. E dove pensiamo che finiranno queste persone? Dalle suore orsoline o dalla criminalità organizzata? Io penso più dalla criminalità organizzata. Allora c'è l'esigenza di approcciare a questo problema non in maniera ideologica, ma in maniera pratica, perché tutto questo si scontra con naturalmente la prima linea della pubblica amministrazione, che siamo noi sindaci. Quando il ministro Salvini dice finita la pacchia, francamente è una cosa davvero fuori luogo, perché il mestiere del sindaco è un mestiere molto impegnativo e non c'è nessuna pacchia. Noi come sindaci italiani ci vedremo all'ANCI, che è il sindacato di categoria, l'associazione di tutti i comuni, di destra, di sinistra, neri, gialli, verdi, rossi, eccetera, per chiedere un dialogo al governo su questo. Giovedì appunto c'è un incontro importante. Sono state evocate delle categorie, diciamo, la disobbedienza civile. Noi se necessario siamo pronti ad arrivare a questo, per
che pensiamo che l'obiezione di coscienza non sia un optional rispetto all'interpretazione delle norme, e non sto qui a citare le parole di Mattarella che hanno accompagnato quella che è certamente una legge dello Stato, ma che si sapeva avrebbe generato dei problemi. Allora, i sindaci non possono permettersi di, diciamo, giocare con le questioni, ma devono offrire risposte concrete, e chiediamo strumenti che siano in grado di offrire questo, perché guardate, il sindaco è un signore che fa un mestiere complicato, perché da un lato deve placare l'ansia securitaria che c'è in giro, perché tutti siamo terrorizzati dall'arrivo dei barbari, ed è inutile dire che da 10 anni a questa parte le statistiche sono chiarissime rispetto al fatto che i reati in questo paese sono in chiara diminuzione. Dall'altro dobbiamo fornire accoglienza. A me l'idea che se io non offro, diciamo, la possibilità di curarsi a uno, a me mi sembra una cosa da terzo mondo. Io penso che noi dobbiamo rivendicare il fatto di essere un grande paese, e guardate, fuori dagli stereotipi italiani brava gente, ma noi siamo stati un popolo che è stato costretto ad andare via, ricordiamoci Marcinelle, che è una cosa molto vicina per gli abruzzesi, e quindi questo francamente mi dà il senso di un clima molto brutto che c'è in giro, che non mi piace, e per il quale io, insieme ad altri colleghi di fedi politiche diverse, di provenienze geografiche diverse, però vogliamo fare, se possibile, una battaglia, che penso che va nella convivenza di noi tutti. Avete fatto ricorso voi? Guardate, io penso che sarà utile fare un'iniziativa congiunta dei comuni italiani, un'iniziativa non del singolo comune, che poi qui si scatta sempre la gara a chi fa prima, un'iniziativa seria che attivi nelle competenti sedi che ci sono. Io penso che prima dei ricorsi dobbiamo provare un dialogo per cercare soluzioni che risolvano i problemi e non che li creino, perché il sistema SPRAR, che è una cosa che esiste, i problemi li ha risolti, chiedetelo a Maragno, che ci hanno fatto una tesi di laurea sul caso Montesilvano, perché Montesilvano è stato un problema, però è stato governato, è stato risolto, Maragno è anche di centrodestra per essere molto chiari, eppure non ha certo avuto un approccio ideologico, ha fatto pratico e ha dato dei buoni risultati. Io penso che dobbiamo prendere esempio dalle buone pratiche, non dall'ideologia. Perfetto, siamo in chiusura, mancano 8 minuti, avete 2, 4, 6 nemmeno, 1 minuto e mezzo per uno, per una ricetta. Non siamo in una cucina, non è MasterChef, è semplicemente Rete 8 Economy, parliamo sempre di economia, ma vediamo di dire qualcosa in più per cercare di far crescere questa regione. Lo sentiamo dal comparto dell'agroalimentare per prima. Forse seguite il nostro esempio, quello che posso dire alla regione. Beh, è una bella risposta questa, visto che siete bravi. Comunque, visto che insomma con l'industria, come sta dicendo, la farmaceutica, ci sono dei comparti in cui l'Abruzzo sta anche nella moda, insomma, per quello che forse non è proprio legato all'Abruzzo, però non è proprio un marchio legato all'Abruzzo. Noi vendiamo Abruzzo, noi dell'agroalimentare vendiamo Abruzzo. E quindi insomma noi siamo riusciti a fare forza comune e farci conoscere nel mondo come prodotto giustamente di qualità e che vale la pena insomma di provare e di assaggiare. Se mi permette un minuto, volevo solo ricordare, a un anno dalla scomparsa, il nostro presidente Daniele Becci, che ci ha lasciato giusto un anno fa. E il nostro capitano, come lo volevamo chiamare sia io che Luigi, che insomma grande persona, grande uomo, che ha portato insomma veramente la fusione di queste due province della Camera di Commercio e ha ottenuto un grandissimo risultato, purtroppo non per lui insomma. Quindi questo era il mio saluto a Daniele. Un pensiero veramente nobile, quello della signora Bosco, un pensiero nobile verso un uomo che ha dato tanto all'Abruzzo, tanto al suo settore, tanto a chi gli è stato vicino. D'Amico. Io augurerei per il 2019 agli abruzzesi e a tutti gli abruzzesi di riscoprire l'orgoglio di essere abruzzesi. Flaiano diceva che noi abruzzesi abbiamo un'unica religione, che è quella del lavoro, e quindi augurerei anche un impegno di tutti gli abruzzesi nel lavoro, orgogliosamente nel lavoro, nel far bene le proprie cose,
con una motivazione in più. Dobbiamo lavorare per offrire un'opportunità di lavoro a chi il lavoro non ce l'ha. Ci sono 65.000 abruzzesi che in questo momento stanno cercando lavoro e 68.000 ragazzi che non studiano e non lavorano. Dobbiamo lavorare per creare delle occasioni anche per loro, con l'orgoglio di essere cittadini di una regione che è riuscita in poco più di alcuni decenni a diventare un'economia con delle eccellenze che è difficile ritrovare in altri luoghi. Un'economia che è in grado di avere una bilancia commerciale attiva, io lo dico sempre perché lo trovo un dato straordinario, di oltre 5 miliardi di euro, è come dire la nostra economia regionale è come se fossimo in un negozio in cui paghiamo 4 miliardi e mezzo per acquistare della merce e incassiamo 9 miliardi e mezzo nel rivenderla, trattenendo ogni anno 5 miliardi in questo negozio. Ecco, 5 miliardi di euro sono 10 mila miliardi di vecchie lire. Io credo che si possa essere orgogliosi di una regione che è in grado di fare grazie questo. Grazie, Danelli. Io innanzitutto mi associo al ricordo del caro amico Daniele Becci. Proprio ieri era, mi pare, l'anniversario. Ricordo che l'Abruzzo ha un motto: forte e gentile. Questa forza si deve sviluppare soprattutto non tanto nelle grandi aziende come la Fiat o l'Iveco, che hanno ad Atessa un loro stabilimento, ma si deve sviluppare, a mio avviso, sulle piccole aziende. Noi come Confcommercio diamo il supporto a tutte le piccole aziende, a tutti gli associati che vogliono crescere. Abbiamo la possibilità di dare loro un affidamento fino a 300.000, ma espandibile anche al doppio, per nuove iniziative, affidamento bancario, per cui con noi possono crescere. Ed grazie, è questo che vogliamo. Grazie. Di Giosafatte? Io mi rivolgerei alla classe dirigente di questa regione perché il direttore parlava di ricetta, perché potesse mettere in campo con idee molto chiare una progettualità avanzata, che non ha paura di fare cose che non hanno fatto nel resto d'Europa, per esempio, e che ha la competenza giusta e l'autorevolezza per essere credibile sui nostri cittadini. Le imprese hanno bisogno di avere una istituzione credibile, e quindi sulla credibilità delle istituzioni, questo è un po', come dice Aldo Bonomo, il sociologo, è il capitalismo unico al mondo, il capitalismo del territorio, degli 8 milioni e mezzo di partite IVA che riescono a costituire delle multinazionali tascabili e che fanno cose straordinarie. Ebbene, l'importante è avere chiarezza, poter contare su un'istituzione che ha un'idea del futuro della nostra regione, degli asset che li possono governare. La chiusura, come giusto che sia, al sindaco di Pescara. Beh, anch'io voglio rivolgere un pensiero davvero affettuoso e grato alla memoria di Daniele Becci, che è uno che ha lasciato un segno sicuramente. Lo ricordiamo dando un anno dalla scomparsa, ancora increduli che un grande pescarese, un grande abruzzese non ci sia più. L'auspicio naturalmente è che meno parole e più fatti. Se possibile io vorrei un 2019 in cui all'urlo si sostituisca il ragionamento. E una parola, volendo polarizzare al massimo, no all'odio, sì all'amore, perché adesso ci sono dei termini stranissimi, gli haters si chiamano, sono i propugnatori d'odio sulla rete, c'è un altro termine stranissimo, i troll, quelli che suscitano discussioni tendenziose, eccetera. Io penso che di questo non abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di sicuramente buona volontà e ottimismo, perché appunto l'Abruzzo è una grande regione, ha dei numeri che noi tendiamo forse a sottovalutare o a ignorare perché pensiamo che tutto vada male, ma diciamo dalla regione di Fontamara ad oggi ne è passata tanta di acqua e siamo sicuramente nella direzione giusta e dobbiamo proseguire la lunga marcia. Grazie. Con molta dolcezza e con molta serenità Stefania Bosco ha ricordato Daniele Becci. Lo ricorda Rete 8 Economy, dove è stato spessissimo ospite, ma tante volte è stato ospite di Rete 8 Economy. Quindi ci uniamo anche noi a questo pensiero, alla sua famiglia, a tutti quelli che gli hanno voluto bene, e vi assicuro, ecco l'immagine, ringrazio la regia per questo pensiero gentile nei confronti
di un uomo che ha dato tanto a Pescara e all'Abruzzo. E intanto io ringrazio gli ospiti di questa sera, Stefania Bosco, Luciano D'Amico, Danelli, Luigi Di Giosafato e Marco Alessandrini. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti. E io ringrazio i telespettatori che hanno avuto la bontà di seguirci. Felice sera a tutti, arrivederci.